Mary, per esempio, è andata in seconda. Ogni settimana lei va a fare lezione in ogni classe a turno per far vedere agli insegnanti come vanno trattati i bambini. E Julius Rotwinkle ha messo in bocca due caramelle mentre lei parlava. E l'ha scoperto? Certo. E Julius si è fatto male? Dopo che era stato buttato dalla finestra? Ebbene, non si è fatto. Non è morto, se è questo che intendi. La Trinciabue ha partecipato alle Olimpiadi, lo sai? Lancio del peso, del giavellotto e del martello. Il lancio del martello è la sua specialità. È una cosa che capita spesso. Meglio che finire nello strozzatoio. Strozzatoio? Sì, lo strozzatoio. È un'apertura nel muro alta e stretta con una porta. Devi stare in piedi in un tubo di scarico dai bordi dentati e dalle pareti spuntano chiodi e cocci di vetro. Entra dentro, fetido sacco nauseabondo di pus! E ci chiude i bambini? Io ci sono stata due volte. Spesso ti lascia là dentro anche tutto il giorno. E non l'hai detto a tuo padre e a tua madre? Sì, ma non mi hanno creduto. Tu pensi che i tuoi ti crederebbero? Scriverete 60 volte, devo obbedire alla signora preside. No. E fammi passare. Eccola che viene. Carne fresca. Amanda Tripp. Sì, signorina Trinciabue. Cosa sono quelli? Quelle cose, signorina Trinciabue? Quei codini di maiale sulle orecchie. Sta parlando delle mie treccine? Sei un maiale, Amanda? No, signorina Trinciabue. Ho mai accettato maiali nella mia scuola? La mia mamma dice che sono carina così. La tua mamma è una baggiana! Non presentarti con quegli obbrobri domattina a scuola o ti garantisco però... che... Però? Io... Però? Cosa hai detto però? Lancio del martello. Come? Adesso vedrai. Te lo do io però! Parabola perfetta! Un lancio d'antologia! Supererà la cancellata! Pelo pelo, credo! Prima che vi sbatta tutti nello strozzatoio. Violetta, com'è la mia maestra? Correre, correre, correre! Betty, dentro!